19, 20 e 21 agosto riparte il Cisterna Film Festival, seconda edizione. Che cosa ritroveremo dello scorso anno e quali sono invece le novità? La novità è una nuova categoria che si chiama Next Generation, è dedicata ai ragazzi. Ritroveremo i film in concorso, quest'anno sono 21, proiettati dalle 21:30 nel chiostro di Palazzo Chetani. E poi ritroveremo una mostra fotografica e i cortometraggi di videoarte. Oltre alla sezione Next Generation, però, si è data molta importanza proprio al rapporto tra i ragazzi e il cinema, anche con un'altra iniziativa. Un workshop di introduzione al cinema, proprio dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, in cui verrà spiegato loro come si fa un film e tutte le curiosità che ci sono dietro le quinte e che riguardano appunto le riprese di un'opera cinematografica. Puoi dirci qualcosa sui 21 film in concorso, qualche curiosità, qualche particolarità di alcuni titoli? Abbiamo cortometraggi molto importanti perché provengono da festival grandi, dal Festival di Venezia, dal Festival di Berlino, dal Sundance, dagli Oscar addirittura. Abbiamo un candidato agli Oscar che è un corto d'animazione russo. Riavremo di nuovo italiani, abbiamo 5 italiani in concorso. Uno di questi è il corto bellissimo, ha vinto il Davide di Donatello. Abbiamo un cortometraggio di Brando De Sica, figlio d'arte, insomma non mancano sicuramente i nomi importanti e, come ho detto prima, la qualità. Tra le tante novità che attestano anche la crescita del festival c'è un nuovo nome in locandina, un nuovo patrocinio. E da quest'anno abbiamo avuto il patrocinio della Regione Lazio, che è un motivo, insomma, di orgoglio per noi essere arrivati già alla seconda edizione, ad avere appunto questo appoggio, questo sostegno, per cui siamo contenti anche per questo risultato raggiunto. Siamo arrivati già, a livello di tanti altri festival della regione, per cui questo è un motivo d'orgoglio.